Gli infermieri scendono in piazza, cartelloni, fiori e bandiere del NURSIN, del sindacato di categoria, per ricordare coloro che sono morti combattendo il virus. In primo luogo siamo qui per ricordare, per non dimenticare, quindi per onorare tutti gli operatori sanitari, tra cui anche gli infermieri, che sono stati contagiati e purtroppo sono deceduti durante l'emergenza Covid. Non dimentichiamo che in Italia ci sono stati 40 deceduti tra gli infermieri, di cui anche uno in Abruzzo. Abbiamo avuto anche 2-3 suicidi perché il peso di questa emergenza è stata tanta e gli strascichi psicologici ci sono ancora. Quindi siamo scesi qui per urlare a tutti, al governo, alla regione, di non dimenticarci, perché in questi mesi siamo stati osannati, siamo stati elogiati, gli applausi dai balconi. Ora però dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Da Piazza Alessandrini a Pescara, davanti all'assessorato alla sanità, gli infermieri chiedono che la regione adesso non si dimentichi di loro. La regione può investire sul personale, dobbiamo in ogni modo trovare le risorse per poter reinvestire sul personale e dedicare le risorse che sono assegnate al personale per le assunzioni, perché i nostri ospedali stanno soffrendo ormai da troppi anni per le carenze di personale. Continuano ad aprire servizi, ma il personale è sempre lo stesso, quindi siamo in una grandissima difficoltà. Da un punto di vista di riconoscimento economico, sappiamo che purtroppo le risorse che la nostra regione, sulle quali la nostra regione può contare, sono sempre molto risicate, visto che siamo ancora in piano di rientro. E quindi ci auguriamo e auspichiamo che ci sia un'equa distribuzione di queste risorse e che tutti possano avere riconosciuto quello che è stato l'impegno e la professionalità dimostrata in questo periodo. In questi mesi d'emergenza medici e infermieri sono stati chiamati eroi o addirittura angeli, ma sono dei professionisti e come tali vanno tutelati. Questa emergenza ha portato in risalto appunto questi aspetti, quelli della professionalità che non è mai venuta a mancare da parte dei colleghi infermieri, ma anche quello che è arrivato il momento forse più propizio per le giuste recriminazioni. Noi infermieri vogliamo essere presenti su tutti i tavoli decisionali, essere sempre inclusi in quello che è la struttura e l'organizzazione dell'ambito sanitario, perché la figura infermieristica ha ancora una volta dimostrato di essere a dir poco essenziale.